No, 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 lo faccio. Basta così, basta con i numeri. Moderatamente soddisfatto. Onestamente pensavo che questo atteggiamento l'avessimo perso, fossimo cresciuti sotto l'aspetto di onestamente non vedere che loro giocano senza due americani, okay? Questo è un divario tecnico che poi si paga, però noi dobbiamo avere la testa di giocare subito la partita in una certa maniera, perché poi quando si fanno le scelte di beh adesso è importante giochiamo, adesso è importante giochiamo, certe volte ce la fai e certe volte non ce la fai. Dopo il break, dopo il minuto di sospensione, da meno 5 siamo andati a più 4, 9 punti quasi in un minuto e mezzo, una cosa del genere. Bene. Si sono svegliati? Sì, probabilmente avevano anche, non volevano continuare a fare delle brutte figure così, perché giustamente abbiamo preso un paio di canestri da canestro segnato nostro e loro ci hanno fatto contro qui, cioè, questo era molto indicativo. Altre domande? No, gliela faccio io, che so che non c'è un venerdì. Lei aveva detto da lunedì possiamo parlare di quell'altra situazione che riguarda Mancinelli. Oggi è quasi, come fosse lunedì. Lunedì. Fino a mezzo. Adesso mi chiamano Cantù. Iniziamo a giocarci questa fanella, questa partita Cantù, che sicuramente è un banco di prova molto importante per vedere contro una squadra di alto livello fuori casa che cosa riusciamo a combinare. Perché sicuramente ci darà un pochettino, l'esatto valore un pochettino nostro di questi tempi. L'ennesima prova di maturità. Certo, perché le prove non finiscono mai, cioè voglio dire, la nostra squadra non ha la capacità delle grosse squadre di giocare piano o di giocare a speculare sulla partita. Questo noi non lo sappiamo fare, o noi o siamo molto bene o molto male. Si è visto oggi nella partita, o molto bene o molto male. I primi 5 minuti molto bene, gli ultimi 5 minuti molto male e in mezzo abbiamo fatto veramente bene, però ci deve essere anche più equilibrio in questo. Oggi Gnierski ha fatto vedere delle cose in più. Sì, beh, sicuramente ha fatto vedere che è capace di mettere giù la palla e andare fino al ferro, un bel controllo. È un giocatore tecnicamente di alto livello, sicuramente. Ha bisogno di mettere dentro qualcosa ancora di più. Ogni tanto pensiamo troppo forse a che lui ha saltato tutte le vacanze d'estate è andato via con la nazionale, però come ha detto lui sarà pronto per le partite che contano, penso che quella già di domenica e poi la Coppa Italia siano partite, spero nella sua testa che siano importanti. Fa canestro, fa tanto canestro, sta facendo la panchina, tanta difesa, ha davvero bisogno di qualche cosa questa squadra, o meglio crescere gradualmente, perché poi è una vera riflessione che dovete fare, cioè. Adesso dobbiamo valutare un po' di cose e il problema è che onestamente, cioè voglio dire, bisogna vedere dall'altra parte, perché loro hanno giocato senza due americani, no? Perciò voglio dire, prendiamo per buono quello che è buono e tutto, però voglio dire, dovessimo giocare noi senza due americani poi vorrei vedere come finisce. Perciò diamo a Cesare quel che è di Cesare, perciò voglio dire, non è facile anche giocare in una situazione così, però senza essere strafottenti la nostra squadra non deve vedere chi c'è dall'altra parte, cioè deve giocare come sa fare e poi fare i conti alla fine, non pensare che c'è Montegranaro senza due americani o c'è Siena, questo è difficile entrare nelle teste, però una grossa squadra che vuole arrivare a un certo punto deve avere. A Biella aveva dato sicuramente una prova di maturità. Oggi onestamente mi aspettavo una cosa diversa all'inizio. Poi. La differenza poi dei valori in campo si sono viste, senza offesa. Okay. Non riuscite con la difesa anche oggi,
10 minuti di proprio di grande, grande difesa da Monte Granaro, non vedeva più il canestro. Sì, però al di là di quello che mancava a Monte Granaro. Lo so, però sì, abbiamo fatto bene, però cioè, penso che non ci possa essere il 10 e il 2. Penso che ci deve essere degli sprazzi da 10, ma un minimo accettabile di 6. Invece noi intanto siamo da 2. Ok? Arrivederci. Grazie a tutti. Ciao Carlo.